Allora, questa mattina per chi è perso la parte produttiva e abbiamo avuto okay, perfetto. Un incontro in cui abbiamo anticipato e quindi esplicitato il concetto abbastanza complesso della società dell'antropocene e abbiamo focalizzato l'attenzione su in modo particolare quello che la gli scritti di Jason Moore e poi abbiamo spostato l'attenzione su quello che è un approccio di analisi della società dell'antropocene che è l'etnoecologia, quindi focus su quello che è il ruolo dei saperi tradizionali versus sapere scientifico versus cultura occidentale dominante e abbiamo concluso una prima parte con l'analisi del movimento dei protettori dell'acqua nel Nord Dakota, Miniwichoni, che è un termine Lakota che significa water's life, quindi l'acqua è vita. E dopodiché, insomma, ecco, abbiamo preferito un po' fermarci per consentire poi a questa altra parte di concentrarci sul maggior numero di interventi. Lo scopo di questa giornata, lo ripeto, per chi non c'era stamattina, era quello di invitare tutti gli studiosi di questo dipartimento, ma anche dell'Ateneo, visto l'approccio interdisciplinare, è quello di riflettere su due punti fondamentali, e cioè sulla necessità oggi di prendere in considerazione il sapere tradizionale nella trattazione della questione ambientale, della crisi ambientale, e di riflettere anche su quella che è la partizione uomo-natura. E oggi ci saranno interventi molto diversi tra di loro, inizierà il professore senatore dell'Università della Sapienza di Roma, che ci porta a un intervento che riguarda la concettualizzazione della sostenibilità, che verrà letta nella modernità con focus su quello che poi è l'esperienza socioculturale in Russia. E la dottoressa Ivana Puceta, che è una studiosa dell'Università di Salerno, lei invece ci porta un contributo che focalizza l'attenzione sul sapere tradizionale della Pachamama. E ci sarà, credo, non so chi, poi l'ordine lo stabiliamo di volta in volta. Comunque l'altro contributo sarà del dottore Edo Sanchez, che invece ci porta un'esperienza di quella che è una comunità del Chenal in Messico. E ci raggiungerà a breve il dottore Capalbo Massimiliano, che è un socio fondatore di Orme nel Parco, che ha portato un contributo che un po', come dicevo stamattina, esce fuori da quello che è il contesto accademico. Lui fa parte di una rete di imprenditori che viene chiamato imprenditori eretici, perché è una di quelle persone che in maniera proattiva anticipa il cambiamento del territorio calabrese. Lui è una persona che sostiene fortemente la capacità imprenditoriale dei calabresi e di saper fare uno sviluppo economico che sia anche di tipo sostenibile. E il suo contributo è volto a voler discutere sulla possibilità della creazione di un processo e di uno sviluppo socio-economico a partire da quelle che è l'organizzazione delle piante. Poi avremo una riflessione, un contributo da parte del professore Giapparini, che credo contribuirà a quella che è la specifica del sapere scientifico, e poi ma correggimi se non... ci sarà poi la, non so se la professoressa Falcioni contribuirà pure con la sua riflessione o comunque insomma un contributo nel dibattito. Siamo in interazione adesso con Gianluca, perfetto. E poi Walter Greco credo che concluderà insomma ecco questo dibattito. Vedremo, in corso d'opera vedremo. E, allora io quindi da subito la parola a Gianluca. E allora come vogliamo fare? Insomma, dalla fine di ogni contributo vogliamo fare delle domande? Penso forse meglio. Oppure beh, ascoltiamo tutti i contributi e alla fine facciamo un dibattito, delle riflessioni. Forse è meglio. Fare così? Vabbè, comunque se qualcuno ha qualche curiosità particolare durante l'intervento, quindi penso che magari a conclusione di questo si può intervenire. Quindi voi due magari sì, potete coordinarvi in questo modo. Va bene, Gianluca, ti lascio il...